bionde trecce, gli occhi azzurri e poi... Ma Giacomo, ma non ce n'hai una più triste? A me il Pieraccini mi ha detto di suonare questa e io suono questa. Un soldino per il carnevale! Un soldino per il carnevale! Un soldino per il carnevale! Le tue calzette rotte. Vieni fuori Andrea, siamo alla seconda puntata! Seconda puntata di Fuori Corso Show! Oggi dedichiamo il tutto alla bellezza e al carnevale! Oh, evviva! Allora ho un altro co-conduttore, dov'è? No, 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 che altro co-conduttore? Fai poco il simpatico e cominciamo a parlare di ospiti! Perché se questa è la puntata dedicata alla bellezza, l'ospite d'onore non può che essere Miss Carnevale 2012! L'hai portata? Sì, sì, io... sei fortunato perché io di Miss ne ho portate una vagonata. Non voglio vedere e non voglio sapere perché. Andrea, allora rompiamo gli indugi, io faccio entrare subito le Miss che ho portato e vediamo se fra di loro c'è Miss Carnevale 2012. Io faccio entrare la prima, la Agevolo, entra dal nostro televisore, guarda come buca perfettamente il televisore. Il tuo nome? Ciao, sono Sara Bertoni. Ciao Sara, sei Miss Carnevale 2012? No. Ah, e che Miss sei? Come non ti ricordi di me? Sono Miss Panò 2005. Il mio primo concorso ho vinto Correte Versilia. Correte Versilia? Che bello, che bello. Però purtroppo non è Miss Carnevale di Viareggio 2012. Vabbè, sai, il primo tentativo può andare a vuoto. Comunque guarda, cioè facciamoli fare una bella sfilatina, la mando lì accanto a te. E noi andiamo avanti con la prossima, accogliendola certo. Qua accanto a me. Ecco la numero 2 che passa attraverso il nostro schermo e lei è? Gwendalina Bovetti. Ciao Gwendalina. Ciao. Sei Miss Carnevale 2012 di Viareggio? No. No. Non è Miss Carnevale, è Miss Carnevale ma Pietrasanta. Purtroppo invece ci vuole Miss Carnevale di Viareggio 2012. Purtroppo. Ma facciamo fare la sfilata anche a Gwendalina che se la merita, direi che se la merita perché. Se la merita più di te perché gli ospiti proprio non sono il tuo forte. Comunque ma, andiamo avanti. Ma ne ho ancora. Sì, 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 andiamo avanti. Il numero perfetto sarà il tentativo che riuscirà. Avanti la numero 3, eccola qua, guarda, anche per lei buca lo schermo, io mi faccio la Statua della Libertà perché il microfono mi va qua su. E il suo nome? Rosa Marianburgo Coppola. Dura più del il nome che, no, che la sfilata, però... Sei non... Miss Carnevale di Viareggio 2009, no, mi dici no, mi dispiace, no. Sono Miss Palio 2011. Miss Palio 2011, ce l'abbiamo tutte, eh? Manca Miss Terzo Piano, però non c'è. Vabbè, Miss Carnevale comunque io ne ho ancora, grazie Rosa, la mandiamo anche lei a fare questa bella sfilata, guarda quante ne hai, cioè no, non ti puoi lamentare. Non mi lamento, non mi lamento, tant'è che però cercavamo Miss Carnevale di Viareggio. Va bene, ma sta arrivando, eccola, eccola, numero 4. Sicuro? Un'altra.
vedo che i colori ci sono, guarda la fascia è bella. Carnevalesca colorata, questa fascia. Proprio bella, sì, carnevalesca. Sì, sì. Il tuo nome? Livia Pažih. Livia. Livia? Pažih. Miss? Paglio 2012. Ancora? No! Ma Giacomo, guarda, veramente, io non ho parole. Facciamo ormai venire anche lei qua, certo, vieni anche Livia, tu. Ti agevoliamo. Su quattro bellezze, neanche una che sia Miss Carnevale 2012 di Viareggio. Senti Andrea, ma forse il problema è proprio perché non c'è stata Miss Carnevale 2012. Ma scusa, ma il sindaco di Viareggio. No, no, non c'è niente da ridere, io direi proprio che non c'è niente da ridere, qui siamo senza Miss, non c'è niente da ridere. Allora, il sindaco di Viareggio e il presidente, sempre, però siamo senza Miss Carnevale di Viareggio 2012. Sì che il sindaco aveva detto portiamo Miss Italia a Viareggio, sì, invece neanche Miss Carnevale. E allora Giacomo, se sei d'accordo, io recupero il telecomando, ci mettiamo qua davanti alle nostre Miss in ginocchio, e io anche no perché tanto l'altezza non cambia, e ci digitalizziamo insieme. Sei pronto? Digitalizziamoci. Molto bene, ci siamo presi questo impegno, Adi. E abbiamo tutto, la fascia fuori scala. Eccola qua, voilà! Su carta rigorosamente riciclata, adesso andremo a... cercare la Miss. Fuori corso! Porterà la Miss Carnevale 2012 a Viareggio. Yes! Donne! Donne! È arrivato il concorsino! Uomini, donne, giovani, vecchie, X... Y... Z... Ma no, scappano, ma non è una minaccia! Ma come la conosco? Ma come? Mettili la fascia! Ma addio! Ci ha perso una gamba per fare... Mentre Andrea cerca il bandolo della matassa, io voglio dire che fuori corso è contro l'utilizzo della donna oggetto e della Miss oggetto. Quindi direttamente, invece di utilizzare una ragazza vera come oggetto, noi utilizziamo un oggetto come una ragazza vera. Fuori corso è assolutamente fuori ogni convenzione, vero Andrea? Vuole fare Miss Carnevale? Le mettiamo la fascia. Ma non lo vuol fare nessuno Miss Carnevale, no. Solo le giovani hanno intrapreso. Solo le giovani, ma. Ecco, candidate per Miss Carnevale 2012 portate da fuori corso. Non una, ma quattro! Perché noi facciamo le cose in grande. Lo striscione non a caso è così grosso. Ma guarda, ma vedo qualche sbarbatella. Cioè, andiamo dalle sbarbatelle. Ha detto sbarbatelle. Quest'anno la fondazione non ha fatto Miss Carnevale, allora noi decidiamo per protesta di farne una nostra. E guardate, io mi metto di qua e Andrea di qua. No, e facciamo Miss Carnevale. Da... Ma sì! Giacomo, ma... Nemmeno le signore. Nemmeno le signore hanno pietà di noi. Non la vuol fare nessuno Miss Carnevale. Sarà questo il problema? Ragazzi, io c'ho da fare un discorso. Sarò breve, ho finito. Grazie! E lei? Come lui. Meglio di lui. Meglio, bravo. Ma senta, ma... una sua riflessione su Miss Carnevale. Sulla bellezza al Carnevale. La bellezza, ragazzi, la bellezza è la bellezza. Non c'è niente da fare. Se non nasce bello, muore bello, e se nasce brutto come me, muore brutto. Sarà per la prossima, sarà per la prossima. Sì. La prossima reincarnazione. Oh. E poi abbiamo trovato finalmente una Miss che ci sta. Ci stai? Ci sto, sì. Ecco, ma senti, ma fuoco con la sigaretta alla fascia, che ce n'abbiamo una sola. Beh, come vedi, riciclata. Riciclata, che foglie anche questi. Sono fogli di importanti. Ma è stata una Miss? No, è la prima volta. A fuori corso, prime volte a fuori corso. Prime volte a fuori corso, prima volta. Ci fai un saluto agli amici di fuori corso? Un saluto agli amici di fuori corso. Che originalità nelle parole, nelle scelte delle parole. Come ti sono venute in mente? Come ti sono venute in mente queste parole? Non lo so neanch'io. Ho le aspirazioni. C'ha le aspirazioni. Quindi se avete il culo in casa, lui viene e aspira. Le aspirazioni.